Allora, vediamo se ci riusciamo. Stamattina, oggi è 16 aprile. Dovreste sentirmi. 16 aprile 2020, 10:20. Buongiorno a tutti, prima non si sentiva. Allora, rapidamente quello che volevo farvi vedere, la risorsa assegni, come riscuotere e come versare sul conto corrente. Sicuramente vi sarà capitato, anzi sicuramente andate a riscuotere presso i condomini o vengono presso il vostro studio e vi danno degli assegni. Ok? Questi assegni, insomma, come fare una rendicontazione di quello che poi è effettivamente il tutti gli assegni di tutti i condomini. Allora, ho pensato, dico, faccio una risorsa assegni. Faccio una risorsa assegni e non ce la posso fare. Allora, aspettate, mi organizzo un secondo. Ecco. Me lo metto qua così vi vedo tutti quanti. Ok. La risorsa assegni. La chiamo assegni. Assegni. E in questa posizione gli do il deposito finale degli incassi rateali, ok? Invece che questa risorsa, gli do la risorsa conto corrente, ok? Molto semplice. Do conferma. Che succede? Che vado al condominio e facciamo conto che ho eliminato tutti i contanti. Va bene, quindi non prendo contanti, gli dite ai condomini, guardate signori, prendo solo assegni. Ok? Quindi iniziate con la prima persona, viene diligentemente, vi dà l'assegno, poi viene la seconda persona e vi dà l'assegno, viene la terza persona e vi dà l'assegno. Vedete che quando metto assegno compare sotto la scritta, compare la scritta seguirà deposito sul conto corrente postale, perché l'ho fatto prima. Ok, poi viene la quarta persona e vi dà l'assegno, seguirà deposito sul conto corrente. Ok. Bene, a questo punto andate su strumenti e c'è una voce che si chiama versamento da depositare, versamenti da depositare, eccolo qua. Ok, ci cliccate sopra e vengono fuori tutte gli assegni che voi avete messo nella risorsa assegni da versare sul conto corrente postale o bancario che esso sia, va bene? Quindi vi potete stampare una distinta di questi assegni. La distinta mi è andata di qua, eccola qua. Ok? Oppure, maledetto Excel, ve lo mettete su Excel. Eccolo qua. Andate avanti. Quindi voi avete riscuotuto questi assegni, non salvare, ok. Avete riscosso questi assegni e li dovete versare. Qui ci mettete la data di versamento in cui andrete poi a fare il versamento, qua sopra, eccola, la data in cui andrete a fare il versamento, che di solito è il giorno in cui aprite questa schermata, normale, ok? Avanti. E qui sempre in piccolo, perché legge il programmatore, ne potevi scrivere grosse cose, no? Genera
c'è scritto, aspettate che lo ingrandisco, allora, genera giroconto per trasferimento della risorsa transitoria alla quale a quella finale per il totale dei versamenti stampati in distinta. Ovviamente l'opzione è flaggata, confermi. Che cosa è successo? Che la procedura ha fatto i nostri versamenti, vedete che stanno sulla cassa assegni, e li ha girati dalla risorsa assegni alla risorsa conto corrente. La elimino un secondo per farvi vedere un attimino che tipo di movimento ha fatto. Allora, andiamo su risorse innanzitutto. Abbiamo incassato assegni 974 euro. Teoricamente questa risorsa, piano piano, nel momento in cui avete versato tutti gli assegni, deve essere zero, deve essere sempre zero. È una risorsa transitoria, ci serve solo per passare i soldi, gli assegni, da una cassa all'altra. Ok? E quindi la risorsa assegni, adesso vuol dire che ci sono degli assegni dentro. Eccoli qua. Cerco di farvi vedere perché mi sono andati sull'altro schermo. Eccola. Questo è l'estratto conto della risorsa. Questi sono i nostri assegni che stanno lì dentro. E dobbiamo versarli. Quindi lo rifaccio. Strumenti. Versamenti da depositare. Qua assegni maledetti, che ho toccato conto corrente, la devo rimettere, devo rifarli. Lo rifaccio, dai, per farvelo rivedere. Allora, li considera già. Eccolo qua, seguirà deposito su conto corrente. Ok. Allora, strumenti. Versamenti da depositare. Eccoli qua. Abbiamo detto che sono questi da depositare. Potete anche depositarli in differita, cioè, nel senso, questo assegno postdatato non è da versare, potete solo levarlo, ok? Versamento assegni, e ce ne avremo tre da versare. Eccoli là. Bene. Se qui in mezzo ci sono altre rate versate, conto corrente, cassa contanti, vi fate il filtro qui e vi mettete solo la risorsa assegni, in modo che vedete solo la risorsa assegni. Ok? Questo è da depositare, quindi strumento, versamenti da depositare e avanti. In questo caso vedete sono tre perché uno l'ho levato, eh? Sono tre perché uno l'ho levato. Avanti, conferma e lui crea il giroconto degli assegni. Ora, nella risorsa, che cosa è successo? Ci dovrebbe essere rimasto un solo assegno, eccolo qua, da 2,27. È tutto andato all'interno del conto corrente. Facciamo conto che andiamo a versare questo ulteriore assegno che ci manca. Che risulta essere, no, quello da 2,27. Ok, strumenti, versamenti da depositare, eccolo qua. Conferma e abbiamo la risorsa a zero. Eccolo qua.
Va bene. Signori, grazie. Alle prossime. Un saluto.